Bentornati amici, un saluto da Luigi Ducchi. Oggi siamo qua con un nuovo appuntamento con l'Angolo del Lettore, la rubrica che mette in primo piano gli articoli che voi stessi ci inoltrate e che noi pubblichiamo sul nostro blog, ovviamente a vostro nome. Infatti oggi è il turno di Fabio Mauro che pochissimo tempo fa ci aveva deliziato con una fantastica guida per ovviare al problema di connettersi dall'esterno con una connessione sotto NAT, quindi senza la possibilità di avere un IP pubblico. Sappiamo benissimo che in quel caso non è possibile utilizzare servizi come DDNS, quindi ad esempio il famosissimo DuckDNS che molti di noi utilizzano all'interno di Home Assistant per connettersi da fuori. E Fabio Mauro ci aveva appunto specificato una guida dettagliatissima per poter accedere da remoto con una rete sotto NAT. Ecco, l'unica diciamo pecca di quella guida era che appunto la connessione era in chiaro, quindi ci si connetteva in HTTP, quindi senza firma SSL. Oggi Fabio Mauro ha aggiustato il tiro, ha non corretto ma diciamo fatto un capitolo volume 2 della guida precedentemente scritta e ci delizia anche questa volta con una guida molto ben fatta da seguire nei vari passaggi. Infatti non ve la spiegherò nel dettaglio, vi farò vedere solo la bozza dell'articolo perché sono tutti passaggi da fare direttamente sul terminale, quindi vari comandi da digitare per raggiungere lo scopo appunto di aggiungere la firma SSL al collegamento che avevamo visto nella guida precedente. Eccoci sulla bozza dell'articolo che scorrerò molto molto velocemente. Fabio Mauro ha fatto un lavoro molto minuzioso, ha scritto nel dettaglio tutti i comandi da fare per arrivare ad accedere con la firma SSL al vostro Home Assistant, sempre avendo una copertura, una connessione sotto NAT. E con l'occasione colgo anche diciamo un effetto collaterale molto gradito a questa tipologia di installazione, perché con questo sistema, che si avvale anche del famosissimo software Nginx, si avrà la firma SSL sulla nostra connessione, che come ricorderete è necessaria anche per eventualmente abilitare l'esposizione dei nostri device a assistenti vocali quali dispositivi di casa Amazon, ma anche assistente di casa Google, quindi Google Assistant. Seguite tutti i passaggi alla lettera, vedrete che arriverete sicuramente al risultato di avere una connessione con firma SSL, quindi connettervi in HTTPS alla vostra istanza di Home Assistant pur avendo un indirizzo IP non pubblico e quindi privato e di conseguenza sotto NAT. Bene amici, non mi rimane che salutarvi. Adoro sempre questo angolo del lettore perché mette sempre in risalto i vostri articoli che spesso e volentieri, come in questo caso, sono molto molto interessanti. Saluto Fabio Mauro e lo ringrazio ancora una volta per questa guida, sempre molto gentile e disponibile questo ragazzo. Un saluto, alla prossima da Luigi. Ciao!